Siete bellissimo, ma la barba sarà falsa. Benvenuti a tutti, poi bentornati sul canale, sono Brigadier, sono qui per un nuovo video recensioni, questa volta di un manga della serie Spicy della Shoujo Planet. Per chi non avesse visto l'ultimo episodio, vi ricordo che la serie Spicy della Shoujo Planet è una serie di titoli di serie manga inerenti l'ambito amoroso, quindi sempre anime e manga d'amore, ma con una caratteristica particolare, ovvero contenuti anche di tipo erotico, ma con il contenuto di tipo erotico non stiamo parlando di hentai, ma stiamo parlando appunto di scene che riguardano anche la sfera sessuale non particolarmente spinte, ergo non vi è presenza di genitali o cose particolari scoperte. Ovviamente le scene sono eloquenti di per sé, ma non si vedranno mai genitali scoperti se non al massimo un paio di tette, ma chi di noi fan degli anime manga non è abituato a vedere un paio di tette scoperte. Detto questo, per non finire in un ambito ambiguo, vi rimando ad una precedente recensione in cui vi recensì la serie Game, il primo titolo della serie Spicy della Shoujo Planet. Un titolo serio, personaggi over 30, ambito lavorativo, siamo fuori completamente dalla sfera dei shoujo classici ambientati in un ambito liceale, e per chi di voi si fosse interessato al titolo e l'avesse recuperato, ricordate che è uscito già il secondo volume, quindi se non l'avete ancora recuperato andate a recuperarlo. Ma detto questo, passiamo alla recensione di oggi riguardante, come avete detto dal titolo, il manga Sono solo fantasia. Vi premetto però che se l'altra volta vi ho recensito, come ho detto, un fumetto riguardante personaggi over 30 ambientato in un ambito lavorativo, quindi un ambito adulto, un ambito in cui l'amore non è più trattato come il classico amore casto più di cui i sentimenti, ma vede anche il coinvolgimento della sfera sessuale, qua stiamo facendo un passettino indietro, anche se non stiamo rientrando nell'ambito liceale, ma siamo in un ambito universitario, quindi ponendo dei capisaldi potremmo dire che il classico shoujo si ambienta in un ambito liceale dei teen, diciamo così, dei teenagers, mentre invece qua siamo proprio sulla linea di demarcazione, stiamo uscendo dall'area dei teenagers e dell'amore liceale per entrare in quello universitario, quindi i personaggi trattati sono tutti over 20, appena sopra i 20 anni, ma non stiamo sforando negli over 30 di Game. Quindi saremo in un ambiente in cui l'amore viene trattato ancora leggermente come casto e pio, ma dove la sfera sessuale inizia a chiamare a sé gli interessi della coppia, in particolare però di un personaggio della coppia. Ebbene no ragazzi, non sto parlando di lui, ma sto parlando di lei, e quindi andrei a recuperarvi il fumetto che si presenta così, ponendo immediatamente qualche nozione, qualche riferimento alla trama. Storia d'amore tra i due protagonisti. Lei, per quanto veemente, per quanto stilisticamente provocante, è vergine e non ha mai avuto relazioni. Quindi per soddisfare le proprie bramosie, perché come normale, lo sapete meglio di me, arrivato a 20 anni vergine inizia ad avere delle necessità, lei ha creato il suo mondo di fantasie perverse. Quindi per una volta tanto, signorinelle, non siamo noi a farci le fantasie, ma siete voi. Siete umane pure voi, mi dispiace. Comunque, arrivata a oltre 20 anni vergine, ovviamente il desiderio di finalmente trovare un ragazzo e magari concludere qualcosa, beccarsi allo strufolo per dire, si fa sentire. E che cosa succederebbe se all'improvviso il fantomatico principe azzurro, anzi il principe a luci rosse, arrivasse? Ebbene, avrete questo fumetto, Sono solo fantasie. Sono solo fantasie, un titolo che in realtà parla da sé, appunto, sono solo fantasie. È lei che si fa viaggioni mentali perché ha voglia di prendere lo strufolo, ma dall'altra parte, come ho detto, siamo su una linea di demarcazione, quindi da una parte abbiamo la sua sfera sessuale che dice siamo a 20 anni, prendiamo un suo strufolo, e poi invece c'è l'altra parte del suo cervello che invece dice no, facciamo le cose per non facciamo le puttane d'Alto Burgo solo perché vogliamo prendere uno strufo, ma facciamo una cosa fatta bene. Quindi il manga si spezza in questo, tra virgolette, triangolo amoroso tra lui
è lei ripartita tra le due facce della sua personalità, quella più provocante e quella più seria, quella più casta, quella più pia. È molto esilarante e provocatorio. Se cercate qualcosa di erotico ma che vi faccia ghignare, che non sia serio come game, e a mio dire spinto come game, perché rispetto a game posso dire che questo è meno spinto, sì, ci sono le fantasie erotiche eccetera, ma non è una fantasia martellante come potrebbe essere il rapporto tra i protagonisti di game. Sono fantasie che a volte capitano alla protagonista, ma a parte questo è uno shoujo leggero. Siamo proprio su una linea di demarcazione. Se da una parte abbiamo game che mette la sfera sessuale su un piano alto perché tratta l'amore sotto quel punto di vista lì, qua appunto siamo da una parte ancora nell'ambito liceale, quindi facciamo le cose per bene, è l'amore aulico, sentimenti, tutto bello, rose e fiori, e poi invece da una parte che giustamente dice no, sa da battere chiodo qui e sa da parlare di cose serie. Ma detto questo, quindi, se cercate qualcosa che vi svezzi dall'ambiente shoujo tradizionale per portarvi verso la serie spicy senza fare per forza il salto pindalico da uni a game, questo è quello che fa per voi. Passando alle note tecniche, disegno bellissimo, morbido, pulito, non particolarmente, come potremmo dirlo, formale come quello di game, in quanto quello di game era mostruosamente formale, nel senso linee pulite, disegno molto particolareggiato, comunque protagonisti che devono essere caratterizzati in un certo modo perché appunto adulti e piazzati in un certo ambiente, quindi non puoi fare troppe vignettature del viso ad esempio, non ci starebbe bene, sono personaggi seri. Qua invece è possibile trovare ancora delle vignettature o comunque sia delle scene in cui magari il disegno si basa su delle caricature, per dire, non su un disegno dettagliato del viso eccetera, tornano gli occhi magari fatti con due puntini neri per indicare l'imbarazzo eccetera, cose di questo tipo. In game quelle cose lì non le avremo mai nella nostra vita. Rispetto al prezzo siamo sulla fascia alta, ovviamente sapete, come vi dico ogni volta, se c'è la doppia copertina siamo nella fascia alta di prezzo. 6,5 euro a volume, vale la pena? Assolutissimamente sì, ma a parte questo andiamo a vedere qualche disegno all'interno. Vi mostro ad esempio la prima pagina, solitamente i capitoli sono introdotti da queste immagini qui molto particolareggiate che secondo me ci stanno benissimo e danno perfettamente l'idea di cosa si va leggendo e di che tipo di serie si sta andando a seguire, uno shoujo dal contenuto erotico, ma non per questo volgare, non per questo volgare. Inoltre la protagonista è visivamente piacevole, per dirvi, si presenta così il disegno, pulitissimo, particolareggiato, ma non per questo particolarmente formale. È piacevole, molto discorsivo, come ho detto esilarante, ottimo per chi vuole svezzarsi, mentre invece altre scene sono ad esempio pulite, vedono anche vignette dove vi è soltanto magari un primo piano di un personaggio, mentre invece per quel che voi vi interessa, ovvero l'ambito erotico, provo ad andarvi a cercare qualche cosa e vediamo un po' se riesco a convincervi. Ricordandovi che sono solo fantasie, si arriva ad avere scene di questo tipo. Lei che è fantastica addirittura di essere violentata, anche se la cosa non le dispiacerebbe da quanto effettivamente desidera lo strufolo costei. E questo solamente nel primo numero, mentre invece vi avviso già, è già uscito il secondo che io ho ovviamente recuperato. Altre scene, sempre qua siamo nell'ambito del passaggio da un capitolo all'altro, si possono avere disegni di questo tipo qui. Personalmente le ho anche rappresentate a mano libera, io di tanto in tanto disegno, e ci stanno bene, si lasciano disegnare molto bene ed è un stile che non stanca, non è particolarmente realistico, in quanto i manga particolarmente realistici rischiano di appesantire il contenuto delle vignette e risultare difficili da leggere e da seguire. Questo insieme a game mantengono uno stile pulito e di conseguenza non affaticano particolarmente l'occhio. Detto questo, credo di avervi detto
pressoché tutto, quindi vi ricordo sempre fascia alta di prezzo, quindi se volete lanciarvi su questo fumetto vi ricordo di tenere da parte i soldini. Prossimamente magari ritornerò in un ambiente un po' più serio, anche se ufficialmente di fumetti di serie particolari adesso non ne sto seguendo, ma ho ancora qualche serie particolare da da recensirvi, e anzi in un prossimo video vedrò di recensirvi Sankarea, che probabilmente molti di voi ricorderanno, ma dal momento che adesso siamo in una fase in cui sta avvenendo la ristampa dopo che la precedente casa editrice ha ceduto i titoli su questo fumetto, su questa serie, e ha poi chiuso i battenti, sarà interessante porre l'occhio su tale titolo, fare una recensione e analizzare quelle che sono state le modifiche apportate alla pubblicazione dei fumetti, in quanto i precedenti fumetti avevano particolari caratteristiche, quelli nuovi hanno tolto degli elementi caratteristici. Ma detto questo, Porci, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questa recensione vi abbia convinti ad investire in questo bellissimo titolo, per cui Porci, io vi saluto, like, comment, share, sapete come fare, link alla pagina vedremo sempre in descrizione del video, se non siete iscritti qua su YouTube iscrivetevi, e noi ci rivediamo in un prossimo video, non più però sulla serie Spicy, mi dispiace per voi, sono finito, a presto, ciao ciao!